Dopo la pubblicazione del bando erano arrivate 18 candidature. Al colloquio finale sono stati ascoltati 13 candidati in regola con i requisiti. Alla fine Luigi Canale è risultato il professionista con il punteggio più alto. È questo l'esito della selezione per il nuovo dirigente del settore lavori pubblici di Nocera Inferiore. L'ex capo dell'ufficio tecnico è ritornato al suo posto passando dal portone principale. L'ingegnere ha ottenuto 45,6 punti, 29 dal colloquio, 8,6 dal curriculum e altri 8 per aver svolto già funzione dirigente. Degli 8 nomi pubblicati sulla graduatoria finale, subito dietro Canale si è posizionato Gerardo Califano con 38 punti, 30 per il colloquio e 8 per il curriculum, a pesare l'assenza di crediti inerenti al ruolo di dirigente. Terzo Daniele Lodato con 37,2 punti, 27 per il colloquio, 9,2 per il curriculum e 5 per l'esperienza di dirigente. Canale e Lodato sono stati gli unici ad avere una precedente esperienza di dirigente. Si sono classificati dal quarto all'ottavo posto Maurizio Collasante, Sabato Sergio, Laura Pellegrino, Enrico Giaquinto e Antonio Sada. Canale ritornerà a prendere possesso pieno delle funzioni che aveva fino a qualche settimana fa, quando il sindaco Manlio Torquato assegnò fino a nomina del nuovo dirigente alcuni incarichi funzionali ad altre figure apicali dell'ente. A selezionare e valutare i candidati è stata una commissione presieduta dal segretario generale Antonio Fraire e composta da due esperti esterni, Francesca D'Ambrosio, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale di Salerno, e Michele Brigante, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno. A svolgere le funzioni di segretario è stata Maria Giuseppina Scala, responsabile del servizio personale. Chiusa questa pratica, si attendono ora novità per i due bandi di concorso a tempo indeterminato per titoli ed esami per individuare due dirigenti, quello del settore affari generali e quello del settore economico-finanziario.